fronte al mare, quell'accento è la schiena della capra, l'acqua sbatte nella roccia, bravissimo, la megafona arriva dopo e così via. Negli antichi boschi, prima dell'iPhone, c'era la capra, quindi la voce del tamburo, questo antico suono degli antichi boschi che serviva a comunicare con gli altri villaggi. La capra che si utilizza è una capra particolare, non è che se chiama la capra si ammazza, si fa dopo, bisogna avere un po' di rispetto per la natura e il rispetto viene dato nell'usare la capra strippa, la capra che non fa più nel latte, nei figli. A cosa serve una volta che la capra è nata per essere domesticata? Giustamente viene scoiata durante la tramontana e la luna piena, quindi questa antica cadenza partire dal paese antico. Se le donne andate dal parrucchiere con la luna calante, vi ritrovate un pelo del capello teso, quindi la luna è molto importante. Se facciamo l'orto durante queste credenziali calonaghina, non spero che io farò cocozze, ecco, in continuazione. Quindi in questo caso il tamburo è magico e particolare. Poi la pelle viene lavorata con la calcedrata acquagina, che esiste dai tempi delle Maya, quindi è molto antica questa pietra, che si fonde con l'acqua e fuoriesce questo materiale dove si disinfetta, si usa il magello per pulire la trippa, la ventra, sì, che sì, disinfetta. Poi si usa la lescia o lisciva, se cambiamo zona della Sicilia, la soda caustica a Genere, dove i nostri nonni lavavano i panni, quindi la pelle viene lavata e sbattuta varie volte. Poi si ci passa l'aglio e il limone, sono degli acidi molto forti. Con la tramontana la pelle tende ad afflosciarsi e si deve riscaldare. Se io esco fuori diventa zonabile, visto che c'è la tramontana. Qua dentro sento che siamo più chiusi un pochettino, ma la pelle io lo sento che non è tesa. Però dico un quarto d'ora va bene, se devo solo un'ora e mezza si deve riscaldare. E col forte caldo, se siamo in estate, la pelle diventa inzuolabile perché è troppo tesa, come se si suona il cristallo, e si deve rallentare con una crema per il viso, una Nivea o latte di mare, la pelle si rallenta. Quindi questo fa sì che il tamburo respira vero e vivo, come se fosse un figlio, quindi deve avere queste caratteristiche. Alla fine poi ci passa la pietra pomice, dove si porta uno spessore tanto quanto, si sgrassa dietro le donne, sempre le donne la usate per togliere i calli nei piedi, quindi in questo caso anziché il callo il grasso della pelle, si sgrassa e si porta uno spessore tanto quanto soffia il vento e tamburo vibra. E la pelle diventa pergamena, quindi c'è questa metamorfosi particolare. La pelle deve far leva nell'antico telaio del grano, crevo, ecco il doppio riciclo. Quindi una volta che si rompeva la rete, non crevo, nell'antico telaio non si buttava tutto, si separava la parte lesa, la parte rotta dall'antico telaio e si aspettava la capra con quella caratteristica e si montava la pelle nel tamburo con la colla di coniglio che esiste dalla preistoria. Addirittura prima della colla c'era questo intreccio particolare, quello si chiama Shaman Drums, il tamburo dello sciamano, che la prima dell'invenzione della colla, la pelle veniva tesa con questi tendini della stessa pelle. La croce dietro serve a tendere le pelli, serve a impugnarlo da dietro, e la croce non è un cerchio perché veniva suonato durante i rituali di guarigione. Quindi la croce sarebbe la sacralità che il futuro defunto si possa dire male. Quindi poi arriva la colla, la pelle viene incollata, adesso c'è la colla vinilica D3, giustamente la colla non si vede neanche nel momento a riscaldarla, perché chi decide con matte, intanto fa l'odore, poi si deve fondere con un cutacanile, insomma un pochettino, viene sotto dai restauratori, ne usiamo un'altra colla, e poi viene con una fascetta in legno, con dei chiodini, si spilla e si mette una passamaneria sopra, insomma l'importante è che la cuciutura non si veda. A questo punto poi per avere un suono metalloso, fino a 800 arriva dai fratelli Flori a Favignana la Florio, la Tonnara, la prima latta che conteneva il tonno. Adesso abbiamo la latta buitona da 4 kg e 100 grammi, si realizzano i piattelli, quindi vengono tagliati a mano, quindi un altro riciclo. Una volta che la latte veniva svuotata, non si buttava, si sciacquava, si tagliavano questi cerchietti, si riscaldavano, si battevano in un ceppo di quercia col martello a palla. Questo fa sì che ogni piattello venisse fuso, croccante, acciaioso, e ha dei suoni diversi. La Florio non c'è più, abbiamo la buitona, insomma cerchiamo sempre di avere un'altra latta per recuperare questo antico suono.
Prima come si faceva? No, nel Medioevo si usava l'ottone. L'ottone è molto più forte, non fa la ruggine, infatti questo è il pentevole che avevo. Gli strumenti a fiato, le trombe, si chiamano gli ottoni, quindi il suono che fuoriesce è molto più forte rispetto alla latta. Questo è il tamburo contadino, fa la ruggine, ma il contadino non ci interessa, visto che già si è riciclato la pelle, il telaio, figuriamoci la latta. Prima dell'ottone abbiamo il bronzo che si fondeva e poi nell'antica preistoria con lo stesso legno, tipo delle nacche, delle castagnette, quindi questo suono non di metallo ma particolare, ha fatto qualche tambore, ha fatto pochi, con i piattelli in legno, con le rimanenze dei tanai, dei tagli rotondi e realizzo, però un suono, dico questo si sente più, lo faccio sentire. Bravo. La pelle vibra, ma il piattello si blocca. Se c'è quello di stare questo mito, La pioggia. Diventa una batteria senza bisogno di portarsi tutti gli altri attrezzi. Oh, siccome avete fatto i bravi, specialmente lui che è il più pericoloso, vi faccio sentire quello. Poi quando sono mastela, come sei ragazzi? Faccio sentire questo con gli anelli e questo che è particolare. Ma tutta le cose di gnocchi? Signore, tutti le gelate, lo mando solo per il primo, ma anche tutto le gelate. Mercoledì viene di, come si chiama? PGR viene. Io sono di gnocchi, c'è stato anche mio fratello in quella puntata. Perché lui dice che capisci, perfetto, per la portella. C'è Smiglio, perfetto, li faccio mangiare. Allora, questo è un tamburo particolare, un tamburo che nasce in Persia, nell'antico Iran, e dice qualche cosa c'entra. Siccome sono un cultore, l'ho fatto io in modo mio, quindi l'ho copiato, ho rubato questa tecnica, l'ho fatto io. No, lo suono è diverso da loro. Il tamburo, addirittura l'ho intitolato il tamburo della pioggia. Ci sono 160 anelline dietro. La mano sinistra, se non è mancino, in questo caso la mano sinistra è molto importante perché abbondando il tamburo tutto verso sinistra, gli anellini non toccano la pelle ma si toccano tra di loro, realizzando il suono della grandine. Appena che mi sposto verso il centro, toccando la pelle diventa il suono della pioggia. E ancora mancavo destro. Invece è il tamburo Ocean Drums, il tamburo del mare, ci sono 1500 palline, anche
anche di piombo, qualche cacciatore amico ce l'abbiamo, vai in acciaio per essere più eleganti, e si deve sempre gestire un tamburo in bipelle dove appunto si realizza il suono del mare. Si deve gestire perché se faccio così finisce tutto. Dico, allora, io ho 30 anni che ci ho combattuto, sembra facile quello che ho fatto, ma purtroppo non si può fare, uscendo di qua, non è che a prova fatta, quindi. Quindi basta inchillarlo leggermente e si realizza il musicoterapia per disabili, le faccio tantissimo tanti dottori. Sembra di stare a mare. Appunto. Uno piano, uno si ferma e ricomincia. Quindi è bellissimo. Cosa c'è dentro? 1500 palline da 4 e mezzo di acciaio, quelle che per sparare si usano nella. Prima si facevano con pezzetti di ossa e conchiglie, esiste da una vita, solo che questo c'è la pallina rotonda, rotea, invece la conchiglia passava liscia, ed aveva un altro suono, questo è più particolare. E poi quando mi fanno arrabbiare, che può capitare, può capitare, i souvenir sono al tabacchino. Questo è il tamburo più piccolo al al mondo. Il tamburo più piccolo del mondo. Dimenticavo, anche al tavolo suona. Fabrizio Fazio, sono al tamburo io.